Diciamo che stiamo concludendo questa doppia operazione con il Napoli, Napoli-Bari, che è sempre la stessa famiglia, e Marco andrà a Bari e Luca Palmiero verrà a Pescara. Onestamente Maniero non ci avrei mai pensato, come è nata questa operazione e soprattutto se, come dire, è una scelta, immagino di sì, totalmente convinta sul piano tecnico, visto che viene da un'annata non brillantissima. Ma l'idea di andare su Pippo veramente ce l'avevamo da un po' dall'inizio del mercato, perché abbiamo parlato più volte io, Giorgio e Antonio, e avevamo pensato al suo profilo perché è un giocatore che ha tanti anni in questa categoria, è un giocatore che ha delle qualità importanti, noi lo conosciamo bene perché è cresciuto con noi, ed è un giocatore che può far crescere anche gli altri giovani che noi abbiamo in rosa. Noi abbiamo preso, credo, uno dei giovani più bravi, più di prospettiva in questo momento, che è Marco Tuminello. Abbiamo Bonino, che è un giocatore nostro, che nei sei mesi alla Juve Under 23, che non era sicuramente una squadra fortissima, ha realizzato 9 o 10 gol. E abbiamo un giovane di belle speranze, che è di nostra proprietà, che si chiama Borrelli, che è stato il capocannoniere del girone che ha visto il Pescara primeggiare ad andare nella Primavera 1. Quindi crediamo di aver assortito bene il reparto avanzato. C'è un nome, presidente, che oggi è un sogno, oggi è impossibile, che però in cuor suo 29, 28, 30 agosto magari potrebbe diventare meno un sogno e più una possibilità concreta? Un nome secco? Io personalmente non ce l'ho un nome secco. Quindi non ha un nome? No, nel modo più assoluto. Se tu mi dici chi porteresti a Pescara, Sottil e Tutino. Sottil e Tutino.